Sì, un progetto peraltro che viene attuato da tutti gli 8 comuni del Valdarno Aretino, che credo sia un valore aggiunto. Di fatto la pandemia ci lascia come una delle principali priorità quella di dare il sostegno agli adolescenti e ai giovani che hanno subito in maniera particolare le restrizioni sociali. L'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza nel report 2021 evidenzia in maniera marcata la necessità davvero di ricostruire spazi educativi, ricreativi, di puntare di nuovo sulla socializzazione. Devo dire, per esempio, il mio comune lavora con le cooperative di strada, in particolar modo anche con COP21 ormai da qualche anno ed è un lavoro senz'altro efficace che si sviluppa spesso e volentieri in contesti informali dove gli educatori sono persone giovani perché sono maggiormente efficaci rispetto proprio al target degli adolescenti e dei giovani che si cerca di sostenere e supportare. L'altro aspetto che ci tengo ad evidenziare è che affrontando il disagio giovanile lo si fa però valorizzando quelle che sono le competenze, la capacità, i talenti, la creatività dei nostri giovani valdarnesi. Diciamo che per il Comune di San Giovanni oggi è proprio una grande soddisfazione questo progetto, che è un progetto della Conferenza dei Sindaci, fortemente voluto dal Comune di San Giovanni Valdarno, si associa e si aggiunge a tanti progetti che il Comune di San Giovanni Valdarno sta facendo dedicato ai giovani. L'ultimo abbiamo inaugurato il centro educativo. Ecco, per noi i giovani sono importanti, come lo sono ovviamente, credo, anche per tutti gli altri comuni. Questo progetto in particolare ci sta a cuore perché è un progetto dedicato a quei giovani che sono un po' fuori dai contesti formali di socializzazione. Gli educatori di strada che saranno attivi sul territorio di San Giovanni per 4-5 giorni la settimana, tutti i pomeriggi, andranno proprio ad intercettare quei giovani che sono anche un po' protagonisti anche, di episodi un po' estremi, e sono verificati anche nel Comune di San Giovanni, di eccessi, e noi vorremmo in qualche modo inserirli, includerli in un tessuto sociale, farli partecipare alla vita della comunità, e questo credo che sia uno degli strumenti, quello dell'educativa di strada, con cui ci proviamo a farlo. L'idea nasce proprio dalla conferenza zonale istruzione su questo progetto, che è un progetto veramente bello per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, interagisce in un'età particolare che è quella dai 13 fino ai 20 anni, per cui nasce da lì, proposta alla conferenza dei sindaci, immediatamente sposata dalla conferenza dei sindaci, vede coinvolti tutti gli 8 comuni presenti nelle due conferenze, per cui è un progetto che coinvolge tutta la vallata, è un progetto che ha un focus particolare sui due comuni più grandi, in quanto sedi di istituti superiori, e hanno dunque una maggior presenza di ragazzi in quella fascia di età. La cooperativa sociale COP21 è il soggetto gestore del nuovo servizio di educativa di strada in partenza in tutta la zona del Valdarno Aretino. Vanta però la cooperativa un'esperienza ventennale nella gestione di servizi per adolescenti e giovani, e forte di questa esperienza quindi è stata chiamata dai comuni del Valdarno e dalla conferenza dei sindaci Valdarno-Aretino per poter gestire questo nuovo servizio, che inizierà con l'attivazione di un corso di formazione per giovani del territorio che vogliono lavorare con i giovani e che prenderà avvio a breve, il 30 di maggio. Il corso permetterà a giovani di potersi formare e poter trovare quindi opportunità lavorative future nel settore educativo a contatto con i giovani.